visto da queste immagini una ventina gli atleti che fanno parte del primo gruppo. E c'è uno scatto lì davanti di una maglia liquida Cannondale. Ecco qua, dopo Ivan Basso e dopo Eros Capecchi, adesso ci prova proprio all'imbocco di Capomele Moreno Moser. Moreno Moser che ha rischiato, sta rischiando forse un po' troppo perché è partito decisamente presto, ma questo è davvero un gran bello scatto di Moreno Moser, perché ha preso subito una trentina di metri di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. E stiamo entrando alla Iguaglia su Capomele, dunque l'attacco, lo scatto di Moreno Moser. Allungato il rapporto, Moreno Moser non si volta, molto determinato, radiocorsa segnala una cinquantina di metri di vantaggio per il giovane trentino, classe 1990, la sua prima stagione tra i professionisti, debuttò l'anno scorso al Trofeo Melinda come stagista, quest'anno la sua prima vera stagione tra i professionisti, 2 chilometri all'arrivo, ancora 200 metri e inizierà la discesa. Meno di 2 chilometri alla conclusione dunque per Moreno Moser, che ha scelto il momento forse nel quale nessuno si poteva aspettare un attacco, perché era ancora molto distante dal traguardo, si sono un po' lasciati sorprendere gli altri uomini del gruppo, ovviamente adesso tutte ferme in ruolo di stopper, possiamo dire, le altre maglie della Liquigas Cannondale nel tentativo di proteggere per quanto possibile questo attacco di Moreno Moser, che ormai è vicino allo scollinamento, ormai in vista del traguardo di La Iguaglia. Capomele terminerà quando mancherà 1,5 chilometri alla conclusione. Nessuno dietro è riuscito ancora ad organizzarsi per rendere efficace l'inseguimento a Moreno Moser. Sono stati letteralmente sorpresi dallo scatto del giovane trentino, una maglia Katiuscia in testa al gruppo in questo momento, ma è lanciatissimo Moreno Moser, la sua azione sembra non avere tentennamenti, nonostante siamo nel finale di gara, si sta avvicinando velocemente all'ultimo chilometro. Ed eccolo qua lo striscione con il triangolo rosso, ultimo chilometro, la strada adesso è in discesa, ancora circa 200 metri prima di entrare sul rettilineo di arrivo. Grande azione, grande coraggio per Moreno Moser, che fra l'altro si è voltato soltanto una volta per controllare anche visivamente il suo vantaggio nei confronti degli altri. 7 secondi il vantaggio di Moreno Moser all'ultimo chilometro, potrebbe farcela, già le telecamere fisse lo hanno inquadrato, ultimi 400 metri per il giovane trentino. Dietro stanno rimanendo su di lui, però sono ancora abbastanza distanti e dunque Moreno Moser adesso si può voltare con un altro spirito, con altre sensazioni, perché sa ormai di avere la vittoria in pugno. Moreno Moser si sono mossi tardi, troppo tardi quelli dietro, e vanno così soltanto a guardare il grande, grandissimo numero di Moreno Moser. Moser sul traguardo di La Iguaglia davanti a Rubiano Chavez e Montaguti per la prima volta